a proposito di carburato, non parliamo di un meccanico perché non è carburato, però è abituato a lavorare sempre su di giri, se vogliamo. Infatti, è sempre sotto copertura. È sempre, no, beh, sotto copertura non te lo so dire. Diciamo, lavora sempre su di giri. Dopo un po' d'attesa, noi comunque, io e il mio staff di Coffee, siamo lieti di presentare finalmente il nostro ospite, che è nonché un comico, un attore, un presentatore, un imitatore. Difatti, abbiamo qui con calma, noi. Calma. Quindi per 5 puntate basta, perché già lo sentiamo ridere. Esatto, già lo sentiamo, no, già lo sentiamo ridere. Abbiamo qui con noi Simone Merini. Ciao ragazzi. Grandissimo Merini. Allora, Merini, parliamo, diciamo, di te. Io ti ho presentato come un comico, come un attore. Troppe cose. No, dai, guarda, da parte mia hai veramente tanta stima, soprattutto perché ci vuole in primis del talento e una voglia di mettersi in gioco. Ed è un qualcosa che comunque a me personalmente lascia sempre affascinato, soprattutto perché sono, diciamo, anche io ci provo a fare delle imitazioni, perché mi piace, sono fatto così, sono espansivo. Ti ho sentito, sei molto bravo. grazie. Allora, parliamo. Simone Merini, prima cosa, tutti quelli che ci seguono da casa, sì. Spieghiamo, anche se ti hanno già visto, probabilmente se hanno seguito comunque tutta la programmazione di C100, diciamo, lo ripetiamo, lo ribadiamo, di dove sei? Bolognesissimo, nato a Bologna, vissuto fino adesso sempre a Bologna, quindi... Bolognais. Mi piacciono i tortellini. Sì, cresciuto a tortellini, lasagne... dolci, mi sono messo a dieta da domani di solito lunedì. sempre. La lumenica, sì. E che dire, no? Hai una bella voce radiofonica, devo dire. Infatti a me proprio mi piace, perché ha una voce molto diplomatica e mi piace vedere la trasformazione quando poi ma io sono nato con la radio, tra l'altro. Che bello. Guarda, noi tu sei nato con la radio, noi siamo nati adesso. È quello il discorso. Noi siamo veramente giovanissimi, come puoi vedere. Siamo alle prime armi. Lui non ha ancora la barba, purtroppo. No. La barba. Io ho preso la sua. Lui ha preso anche la mia di barba, infatti. Allora, torniamo a parlare di te. Sì. Allora, hai detto che sei di Bologna. Ho visto, sì, fra l'altro, che hai un canale YouTube nel, sì, quale posti sempre nuovi video. E... il mio canale ufficiale, potete andarlo a vedere, su YouTube mettete Simone Merini, oppure Simone Merini Official, è proprio il mio canale ufficiale su YouTube, e ho una mia pagina ufficiale su Facebook, dove potete vedere sempre gli show, gli avvenimenti aggiornati, foto, video... E su YouTube c'è un grandissimo archivio, 200 video e oltre. 200 video. Dai miei esordi televisivi fino adesso, tutti i miei show live, partecipazioni televisive. È un grande archivio. Oh, che bello. Un grande archivio per un grande artista. Da che anno? Dal 1994, praticamente da quando ho partecipato a Beato fra le donne con Paolo Bonolis su Rai 1, fino adesso tutti i spettacoli, i miei show di imitazioni... E anche quando presento, perché sono anche presentatore, conduttore di eventi, qualche partecipazione come attore, ho partecipato a vari film di Pupi Avati con ruoli secondari, spot televisivi, insomma, trovate tutto di me, o quasi, non proprio tutto, insomma, la privacy, alcune cose. Ah, beh, un pochino di privacy ci vuole sempre. Un'altra cosa, ho visto sul tuo canale di YouTube che fra l'altro hai una pubblicità nota di un tè, che è bellissimo, sì, ma eri giovanissimo lì. Sì, avevo 20 anni. Tra l'altro ho avuto l'onore di essere diretto, ero il protagonista di quella pubblicità, si può dire o non lo diciamo? È una pubblicità? Ma si può dire. Vabbè, comunque lo trovate, Simone Merini, te mettete su YouTube, lo trovate. Si associa l'estate, ecco. Regia di Daniele Lucchetti, quindi Daniele Lucchetti, un grande bravissimo regista, ha avuto la fortuna di lavorare con lui, grande regista anche di Silvio Orlando e di bravissimi altri attori. E infatti io ho avuto la fortuna di lavorare con grandi registi fino adesso, Daniele Lucchetti, Pupi Avati, ho fatto uno spot televisivo con un ruolo secondario, una figurazione speciale, regia di Gabriele Salvatores qualche anno fa, e poi ho lavorato con grandi artisti, fortunatamente, ma non solo famosi, anche grandi artisti locali, bolognesi, magari che per qualche motivo non sono emersi, anche per loro scelta, però dico grandi perché hanno una grande umiltà, è un grande talento, quindi spesso capita che faccio serate con cantanti, con
comici, bravissimi. Che bello, che bello, che bello, che bello. Poi soprattutto Bologna, diciamo, per certi versi, cioè non proprio Bologna, però tutta l'Emilia Romagna prolifera molto di attori, sì, comici, ed è una bellissima realtà, a mio parere, certo, perché non credo che sia così in tutta Italia. Poi ovvio, se ci spostiamo nel Lazio, allora lì è un altro discorso, però comunque tanti famosi, sì, sono molti della zona, sì, sì, a partire, sì, dal grande Giacobazzi. Giacobazzi. Tanto quello che vediamo è... Cosa vediamo? Vediamo noi due. Ah, lo spot. Vediamo lo spot che quello lì è uno spot importante. Vedi, sì, questo qui è uno spot. Io che spiavo dal buco della serratura, infatti, la ragazza dentro. Ma lo bevevi davvero poi, fra l'altro? E perché, sì, si vedeva? Sì, sì, no, l'ho anche bevuto, mi piace. Devo dire che quel tè mi piace moltissimo. Ne ho bevuto tantissimo, infatti mi hanno pagato in soldi e con tè anche. Oh, ah, quindi ti hanno anche dato del tè, bellissimo. Come sì, cosa. No, nel senso, me l'hanno offerto uno, ah, lì, quello che dovevo bere, però per esigenze di scena, insomma. Ecco. Ah, ma l'hai bevuto davvero quello nella scena? Che... Sì, l'ho bevuto veramente. Ma quanti tè gli hai preso? L'abbiamo girato un giorno intero con la pubblicità a Riccione. A Riccione? E, tra l'altro a maggio, quindi non era proprio estate, però c'era un sole che spaccava le pietre, era un'atmosfera bellissima. La ragazza era bellissima, insomma è stato veramente una bella cornice. Bello, bello, bei ricordi soprattutto. Sì, quanti te li hai preso? Eh? Quanti te li hai preso? Solo uno, no? No, ne ho bevuti diversi durante il giorno, la sera era un pochino su di giri, infatti. Era un po' teinizzato. Vabbè, parliamo comunque ancora di te. Di te, e non di te da bere. Ah, ecco. Stai lavorando in questo momento? Sì. Cosa stai facendo di bello? Beh, io ripeto, sulla mia pagina ufficiale di Facebook trovate tutti i miei prossimi eventi e, diciamo, ecco, questo è importante anche per la zona in cui siamo. Io partecipo spesso con i miei show sono spesso in un bellissimo ristorante pizzeria che si chiama Pepita. Noi lo conosciamo a benissimo. A San Matteo della Decima, bellissimo, vi invito a venire in via Sicilia 16 e tra l'altro nello specifico, ecco qua, ho la locandina, sabato 5 aprile, si vede? Sì, si vede. Si vede bene. Sabato 5 aprile, quindi tra poco, io parteciperò a una bellissima serata al Pepita, dove ci sarà il mio show di imitazioni, ci sarà della bellissima musica live con Antonio Coccia, che è il sosia, pensate, ufficiale di Luca Carboni, nonché un bravissimo cantautore, e c'è anche un bravissimo cantante che si chiama Dani. E ci sarà anche il karaoke, quindi se volete venire potete passare una bella serata insieme, ci divertiamo, stiamo in allegria, chi vuol cantare può anche cantare. Oh, tutti che bella in compagnia, cosa, tutto al insieme. Pepita, mi raccomando, sabato 5 aprile. Sabato 5 aprile, saremo tutti al Pepita, assolutamente. Sabato. Che tra l'altro Pepita, se mi posso permettere, fa sempre dei grandi eventi molto belli. Sappiamo. E vi invito a seguire proprio la sua pagina ufficiale su Facebook, il profilo di Facebook, Pepita Risto Club. Sabato 12 aprile, ecco ve lo faccio vedere, sabato 12 aprile, ci sarà una bellissima serata di beneficenza a cominciare dalle 19 con l'aperitivo, certo. Poi ci sarà una bellissima sfilata di moda, collezione estiva dei Bassett Insight, che se non sbaglio sono quelli che hanno il bassotto, appunto. Sì, come bravo, è una collezione estiva dove di abbigliamento uomo, donna, bambino e anche cane, quindi è una cosa originale. E quella serata lì, sempre il 12, sabato 12 aprile, ci sarà un gruppo, una band, Siamo Solo Noi, che fa un tributo, sono bravissimi, a Vasco Rossi. Poi c'è il DJ, quindi musica. Insomma, una bellissima serata, venite anche il 12 al Pepita, mi raccomando. Certo, certo, noi ci saremo, come al solito. Sai che tra l'altro a San Giovanni in Persiceto c'è un bellissimo cinema che si chiama... teatro, scusate, una volta era cinema, adesso è teatro. Il teatro Fanin. Ah, il Fanin, certo. E fanno sempre spettacoli, vengono anche, sì, delle grosse compagnie. Il 13 aprile, sì, verrà Baccini, Francesco Baccini, con il suo concerto. Quindi vi invito a venire numerosi, anche perché in questo caso c'è un legame col Pepita, perché chi va al, diciamo così, al teatro. A teatro e tiene il biglietto, poi va a mangiare al Pepita, ha uno sconto di 6 euro. Oppure chi va a mangiare al Pepita e tiene il conto della serata e va a comprare il biglietto per vedere la serata al Fanin, sul biglietto ha uno sconto di 6 euro. Ah, ma bene, questo bene, per tutti gli spettacoli del Fanin. Quindi è una bella collaborazione. Bella, bellissima questa collaborazione. Anche per andare a teatro, perché ragazzi, bisogna andare a teatro. È vero, è vero. Io mi permetto di dire che sono stato a teatro poco tempo fa e mi sono accorto che è tutta un'altra cosa. Beh, è più vero.
È bellissimo perché lo vivi, sì. Cioè non ve lo riesco neanche a raccontare. Non c'è quella patina davanti, sì, del film. È vero. Io ho recitato all'inizio in teatro, poi dopo ho scoperto che la mia vena non è più il cabaret, quindi... Ma già da ragazzo mi divertivo a imitare i professori. Classico. Mi davano sempre due, comunque, in Italia. Però si divertivano, e insomma... Almeno te lo davano col sorriso, quindi te lo mettevano con un sorrisone, sì, 32 denti, sì, però... Ma... Però e sempre... ti parlavo della radio? Sì. Se ho ancora tempo, datemi i tempi. Assolutamente, voi. Sì. Perché devi sapere che io, all'età di 16 anni, la prima madrina che mi ha dato la possibilità di fare delle imitazioni, e per radio... è stata la simpaticissima e bravissima Cristina D'Avena, tra l'altro. È stata proprio la mia madrina, Cristina, l'Antoniano. Perché io già da bambino frequentavo l'Antoniano, perché mia nonna era amica di Maria Leventre e era una di quelle che selezionava le canzoni dello Zecchino d'Oro. E quindi ero legato all'Antoniano. Allora, però devi sapere come sono arrivato a Cristina D'Avena, perché una volta, in quei tempi, sì, Cristina conduceva una trasmissione su Rete 4 con Gigi Andrea, Sabato al Circo. Sabato al Circo. Allora io ho telefonato a casa di Cristina, a San Lazzaro, e mi sono spacciato per Andrea Roncato. Sei pronto? Sì, sei Cristina? Dico, sì, sono Cristina. No, ti volevo dire, no, siccome Gigi è un po' emozionato, ti volevo dire... No, ti ho telefonato per dire che la puntata la registriamo fra due settimane, non martedì prossimo. E lei c'è cascata. Alla fine, simpaticamente, l'ho detto che ero un imitatore, dice, però bravo, simpatico, vuoi venire in trasmissione? Mi sono fiondato a Radio Tau, dove lei conduceva una trasmissione per bambini, e mi ha fatto fare le prime imitazioni. Quindi che... Cristina è stata la mia prima madrina, e la ricordo e la saluto con grande simpatia. Oh, che bello, la salutiamo anche noi, speriamo che possa, sì, vedere questo video. Sì, ma mi segue ogni tanto anche su YouTube, lei dice che vede ogni tanto le mie cose. Che bello, allora salutiamo, facciamo un saluto grande a Cristina D'Avena. Ciao. Che fra l'altro ho visto la puntata di Colorado Caffè che c'è stata. Sì, lei è spesso ospite in varie trasmissioni televisive, quindi... Che poi collabora anche lei con i Gem Boy, ho visto. Con i Gem Boy, sì. Che loro tra l'altro storpiano un po' le sue canzoni in modo simpatico. Sì, insomma. Sì. Sono in classe, hanno fatto la storia anche i Gem Boy. Difatti, sì, meritatamente sono andati poi comunque a Colorado Caffè. Hanno avuto anche il loro spazio per poter stare, diciamo, su un palcoscenico come quello di Italia 1. Che è una televisione. Infatti. Ad ogni modo, noi torniamo a parlare di te. Quindi l'inizio, cioè come hai iniziato praticamente ad approcciarti, è stata una cosa molto naturale. Molto naturale, perché è vero che imitavo i professori, però già prima mi ricordo che in televisione guardavo anche le trasmissioni, c'era Drive-In. Drive-In, queste trasmissioni storiche di Antonio Ricci. E mi ricordo che ero a tavola, no? Mia mamma, e un po' la colpa è stata simpaticamente di mia mamma, che scherzando disse: ma tu, Simone, sai rifare la voce di quello lì? Era Enrico Beruschi. E allora i nonni sono tutti belli, e allora ora arriviamo. E allora da lì a tavola, guardate che i miei genitori si sono spaventati, perché dopo da lì ho cominciato a imitare tutta la televisione. Mi hanno portato da un esorcista, il quale mi ha detto esci da quell'uomo, e io imitando Corrado, e non finisce qui, il maestro prega Dio, ma io continuo. E allora, invece questo è scappato via, mentre io non seguivo imitando Furi Cavallo di Duette, insomma, diciamo, è stato singolare. Poi invece ho continuato, perché ho avuto anche poi il primo amore, naturalmente la mia prima fidanzatina Silvia di Casalecchio di Reno, e mi ricordo che lì ho avuto dei problemi, perché in effetti quando è stato il momento di fare una certa cosa insieme, ecco. Lì quando eravamo in intimità io imitavo 100 personaggi e lei si è trovata un po' spaesata e mi ha lasciato, perché pensava di farlo con 100 persone. Che volta, per certi versi, sì. Addirittura con Piero Angela, con Piero Cambretti, insomma, è stato un po'... la capisco, con senno del poi, insomma. No, vabbè, comunque dopo, se hai voglia, ci delizierai di qualche... Alla fine mi sono trovato da solo, che stavo con Amanda Lear e con Avanoni, e insomma, però non è che ho combinato molto. Amanda Lear che fa un po', come buonasera fa? Buonasera della vostra Amanda. Voulez-vous, rendez-vous, tomorrow? No, è uguale, è bellissimo. Io veramente teniamo affascinato. Per dopo. Sì, per dopo. Sì. Ascoltami, ho visto che dato che noi come diciamo nostro timbro di Coffee Live abbiamo il fatto, prima di tutto, che chi ci segue da casa sa che noi non abbiamo avuto un backstage, in quanto noi ci conosciamo realmente così a questo tavolo. Così la nostra conoscenza va a tutti quelli che ci guardano. Voi direte, ma vabbè, allora come vi siete contattati? Due parole al telefono, infatti, ci si vede qua.
Io addirittura prima ho detto non chiacchieriamo qua perché ne parliamo infatti, dopo in studio, perché è bellissimo, a noi ci piace proprio per questo, perché Coffee è live, spontaneo e live. Noi come al solito vi consigliamo sempre di iscriverci sui nostri, guarda qui quanto sono tecnologico, infatti. Sui nostri device e tutte queste cose qua, scrolling, mettiamoci anche un po' di scanner, va bene, ci potete scrivere al numero di WhatsApp 331 24 20 485, potete scriverci quello che volete. Se volete delle imitazioni qua su due ma piedi, volentieri, seduti. Anche seduti, anche seduti in piedi, di lato, come volete, grandissimo. È entrato Simone. Il freddo. No. Comunque, ad ogni modo, vi consigliamo anche di iscriverci tramite la nostra pagina di Facebook e se volete anche tramite la pagina di Facebook di Simone. La nostra pagina, come sapete sempre, è Coffea Live e non caffè, quindi Coffea. È una cosa più storpiata, cioè noi cerchiamo proprio le cose più strane. Noi siamo ricercati, adesso ti spieghiamo anche perché Coffea. Coffea in realtà è il nome della pianta in sé, il chicco, è proprio la pianta, si chiama Coffea. Vabbè, ma tanto Simone me ne frega la mazza. No, però su Facebook avete il profilo ufficiale su Coffea, la pagina è proprio come Coffea. Coffea Live. Non cercate Cofferati, che non vi sbagliate, no. No, ma poi